Buongiorno, grazie dell'invito e della possibilità di essere qui, cosa per me importante e interessante, poiché il tema di quest'anno, evento e grazia, sposa tematiche care ad un filosofo studiato e approfondito negli anni, che è Vladimir Jean-Plevich, filosofo francese del Novecento. In particolare il tema della grazia che viene declinato da lui con il concetto di charme che affronteremo in questo intervento. Ho voluto intitolare questa relazione Il fascino dell'accadere per sottolineare, e lo dico come premessa, il fatto che in Jean Clevitch l'idea della grazia è sempre laica. Concetto che ovviamente ha attraversato la storia della filosofia e che si presta a plurime interpretazioni di tipo teologico, religioso, laddove invece nel pensiero di Jean Clevitch è sempre qualcosa di laico, cioè immanente, non metafisico, mai trascendente. Io partirei dal fatto che per Jean Clevitch il fascino dell'accadere è sempre enigmatico. Lo charme è enigmatico. Nell'accadere, nel farsi dell'evento, c'è sempre un enigma ineffabile, aggettivo caro a Jean-Clevitch, enigma ineffabile del reale, cioè un mistero nell'accadere delle cose umane e la conseguente difficoltà di dire questo mistero. Ecco perché ineffabile. Questo mistero è appunto la grazia che sprigiona l'accadere. Il potere che sprigiona la realtà per noi esseri umani sensibili, pensanti. Potremmo dire il farsi dell'evento, il potere sprigionato dal farsi dell'evento nella sua evenemenzialità, cioè nella sua sempre transitoria provvisorietà. L'accadere che accade in senso puro, la non definitività del divenire, potremmo dire l'esistenza umana pensata alla voce del verbo gerundio, quindi non soltanto presente, ma ancora di più gerundio, poiché è un accadere in fieri. Molto interessante per capire il legame tra il concetto jean-cleviciano di charme con il concetto di grazia, il fatto che c'è un'origine profonda, storica, etimologica, che parte da Plotino, dal sentire greco antico in cui la charis è appunto questo fascino, questa grazia, questa bellezza particolare, indefinibile, sprigionata dalle cose del mondo. Quindi è un concetto che attraversa in tutta la sua forza l'intera storia della filosofia e viene poi ripresa da Jean Clevitch in particolare come idea di charme nel Novecento. Molto importante notare che, come tante filosofie del Novecento, anche quella jean-cleviciana è una filosofia della vita, che è però anche una filosofia della morte, nel senso che è dalla finitudine che l'individuo è mosso ad agire. Il singolo è sempre spronato, stimolato dalla sua condizione limitata di finitezza, spronato ad agire, a lasciare tracce, a vivere, a far accadere l'evento, potremmo dire. Infatti, c'è un passo della musica e l'ineffabile, opera capitale di Jean Clevitch, in cui si parla di diverse operazioni umane: compiere il dovere, fare il bene, fare arte, fare musica, fare poesia, fare l'amore, che sembrano cose differenti fra loro, ma sono in realtà, secondo Jean Clevitch, tutte sfaccettature di uno stesso operare, un operare poetico, laddove etimologicamente poetico sta nel significare il puro fare, il puro accadere, il puro umano fa accadere l'evento. Operazione poetica
cito sempre dallo stesso passo, che non è mai fatta perché se ne parli, ma perché si faccia. Non è fatta per essere detta, ma per essere messa in opera. Sono proprio tutte queste messe in opera, questi fare umani, questi depositi, queste azioni, questi residui, che costituiscono l'evento nel suo accadere. Da non dimenticare che Jean Clevitch ha molto scritto di musica in una maniera niciana, potremmo dire, cioè estremamente teoretica, eminentemente filosofica, laddove anche, cito di nuovo testualmente un passo simile, esprime che a ben vedere la musica non è un dire, ma è un fare. Infatti abbiamo citato anche prima il fare musica insieme alle altre operazioni umane. Riprenderemo dopo questa idea, proprio perché, essendo la musica un simbolo, una metafora, ci accorgeremo di come Jean Clevitch utilizza quest'arte così particolare, già fin dall'Ottocento, da Schopenhauer, ritenuta la più particolare, la più strana, diversa, eccentrica di tutte le arti, la utilizza, dicevo, come metafora per esprimere, per paradossalmente dire qualcosa sull'umano, sull'esistenza, in maniera simbolica. Perciò, dicevo, in stile niciano, in maniera puramente filosofica. La musica non come arte sonora, acustica, come fenomeno pratico dell'emettere suoni, ma la musica filosofica, come metafora, come elemento simbolico per dire qualcosa sull'esistenza. Scrive infatti Jean Clevitch, sempre a proposito dell'operare poetico, nelle stesse pagine della musica ineffabile: l'usignolo e il poeta somigliano all'eroe. L'eroe non fa conferenze sull'eroismo ed è eroico non per quel che dice, ma per quel che fa. Allo stesso modo, gli usignoli non fanno vocalizzi, non conferenze sui vocalizzi. Quindi potremmo dire, seguendo questi esempi di Jean Clevitchiani, l'eroe agisce, il poeta verseggia, l'usignolo canta, la musica risuona. Sono tutte azioni che, come scrive Jean Clevitch, non sono un dire mai, ma sono sempre un fare, un operare, e di più un operare semelfattivo. Questo è un importante termine e concetto di invenzione Jean Clevitchiana, un neologismo che vedremo anche tra poco, la semelfattività, dal latino semel, una sola volta. Un concetto che indica la puntuatività dell'accadere, del farsi evento, l'unicità inarrestabile, irreversibile dell'accadere. Questo concetto di semelfattività ci riporta ad una concezione del tempo, perché l'accadere dell'evento, con tutta la sua grazia, il suo fascino, il farsi evento sempre, di continuo, ininterrottamente, della realtà umana, è qualcosa, sembra di dire un'ovvietà, ma non è così, che accade sempre nel tempo. Infatti Jean Clevitch parte dall'idea bergsoniana di tempo per costruire la sua filosofia esistenziale, diciamo così, la sua ontologia. Bergson, suo maestro, dichiaratamente, da cui riprende appunto la concentrazione teorica non sul dove, ma sul quando. La spazializzazione è cancellata, non ci interessa il luogo, ma ci interessa il momento, il tempo in cui accade
divenire, perché l'esistenza è un flusso temporale, un divenire continuo, ininterrotto, fluido, appunto. In questo tempo, che è dato da vivere all'essere umano, si scopre centrale, ecco perché eravamo partiti dal concetto di semelfattività, il kairos, che è un termine, ormai potrei dire, forse molto noto anche al di fuori del linguaggio filosofico, perché se ne è parlato molto, tanto, in tante sedi, però vale la pena qui soffermarci su questo topos, potremmo dire, del discorso filosofico, letterario, culturale, proprio perché è legato al tema che analizziamo in questa Summer School, l'evento, è legato in particolare in Jean Clevitch alla questione della semifattività. Stiamo parlando di una visione delle cose umane immanente, di una Weltanschauung che non si presta mai a derive metafisiche o trascendenti. Potremmo dire che questa immanenza fa rima, uso un termine che non è presente in Jean Clevitch, ma che reputo centrale, questa immanenza fa rima con impermanenza, che è un termine che possiamo mutuare dalla terminologia tipica delle filosofie orientali, ma che rende bene l'idea di ciò che nel linguaggio invece jean-clevichiano è espresso con il concetto dell'irreversibile, l'irreversibile, come dicevamo anche prima. Quindi l'accadere delle cose umane nel tempo è sempre un accadere puntuativo, unico, irreversibile, concetto di semelfattività. Tutto accade sempre una sola volta. Tutto accade sempre in maniera quindi impermanente, cioè transitoria, provvisoria, mai definitiva, mai chiusa, sempre aperta. Ma nell'accadere in maniera provvisoria accade comunque in maniera irreversibile. Questo è il kairos, la puntuatività dell'attimo, dell'istante, che è, come sappiamo bene, diverso da Cronos, che è il tempo inteso come scansione temporale, come tempo razionalizzato, il puro computo numerico, il tempo umanizzato degli orologi. Kairos è la negazione di tutto questo. Abbiamo detto che è semelfattività, puntuatività dell'accadere, impermanenza del farsi dell'evento, sua transitorietà, provvisorietà e quindi irreversibilità. E quindi puro kairos, che nel sentire greco antico è l'attimo nella sua unicità, di più è l'occasione, il momento speciale, il momento propizio, il tempo opportuno da cogliere in maniera prensile e vivere da protagonisti, si potrebbe dire. Ecco che torna anche il tema sostanzialmente della morte. Dicevamo, ogni filosofia della vita che riflette sull'esistenza e sulle cose umane deve essere per forza in origine una filosofia della morte. Scrive Jean Clevitch, sempre in un passo della musica e l'ineffabile, più o meno le stesse pagine dell'edizione del 98, siamo tra pagina 65 e 70. Scrive, nello stupore, attenzione, stupore che è ovviamente, come sappiamo, il concetto che ha 2500 anni, che è il taumazein da cui prende avvio ovviamente la storia filosofica dell'Occidente, la riflessione teoretica della nostra cultura. Nello stupore, la coscienza della morte e della propria morte, lo sguardo sulla vita e sul fatto stesso di vivere, si ricompongono in una sola coscienza superiore. L'istante liminare della morte precipita la temporalità ripetitiva della vita nella propria inconsistenza e fa emergere la realtà del tempo vissuto nella sua immediatezza. Vale a dire che la condanna umana alla finitudine fa emergere l'importanza vitale, imprescindibile,
il valore irrinunciabile del kairos, della semelfattività, del tempo vissuto nella sua immediatezza. Potremmo dire che la morte, come dicevamo anche in principio, stimola quindi all'azione, alla vita, nel senso che la morte è sempre timore della fine, ma anche futurizione mentale, mentalizzata in questa stessa fine. Se non ci fosse questo posticiparla mentalmente, non si riuscirebbe a vivere, a godere del kairos. Jean Clevitch riprendeva una massima latina, ripresa anche da tanti prima di lui, mors certa, ora incerta. Siamo sicuri della fine, ma non sappiamo quando avverrà. Speriamo sempre, nella riflessione filosofica, ma anche nel sentire comune, che avvenga il più in là possibile. Ecco il senso della futurizione, della morte, del pensiero della morte da parte dell'essere umano. Se la morte avviene sempre nel tempo, si spera il tempo più in avanti, più in là possibile, allora è nel tempo di oggi, dell'adesso, dell'attimo, dell'istante, che si compie la vita. Potremmo, se volessimo semplificare tutto questo in una sorta di triade dialettica, di hegeliana memoria, dirla così: morte, tempo, istante, proprio come il passo che leggevo di Jean Clevitch. La futurizione dell'idea di morte, che è comunque inevitabile, inevitabile, precipita l'accadere, il farsi dell'evento, delle cose umane nella nostra vita, nel nostro tempo presente. Morte, tempo, istante, e quindi spinge a cogliere quell'unica risorsa a disposizione dell'essere umano, sempre soggetta ovviamente a finitudine, a limitazione, che è il tempo, a viverlo con pienezza di senso e senso di pienezza, potremmo dire, e spinge l'umano all'interno di questa sua unica proprietà, che è il tempo, a cercare e cercare di godere l'unico fenomeno all'interno di quest'unica proprietà, che è il tempo, che gli garantisce la pienezza affermativa della vita, che è il kairos, che è il cogliere l'attimo, praticamente. L'unico che gli garantisce di non precipitare nel nichilismo e che gli garantisce sostanzialmente di dare vita, scrive Jean Clevitch con una sua espressione, ad un incantesimo di pienezza, ad un incanto, come dicevo, alla abbaglia positività, alla pienezza affermativa dell'essere, dell'esserci, potremmo dire, con Heidegger, ovviamente. Ecco che allora, in questo modo, il Kronos diventa sempre Kairos. E il Kairos, e qui riprendo una bella espressione di Alessandra Cislaghi in un suo articolo, si manifesta come chance, quindi come opportunità, come occasione da cogliere. Lungi dall'essere un gioco di parole, potremmo dire che nella chance è presente lo charme, la grazia, la bellezza. Lo charme della chance sarebbe la grazia dell'evento, il fascino dell'accadere, la bellezza del riuscire a cogliere la vita nel suo farsi, nel suo stesso accadere, nel suo stesso verificarsi. Il fascino della chance è anche il tema del dono e della gratuità, nel senso che l'occasione è sempre eukairia, etimologicamente, cioè occasione buona, tempo favorevole. Quindi potremmo dire
gratuità ontologica dell'accadere, visto che siamo in un ambito scevro di istanze metafisiche, gratuità ontologica che si rivela come puro dono, verso il quale addirittura dover essere grati. Quindi non soltanto cogliere la grazia, ma anche accorgersi della sua gratuità ed essere in grado di provare gratitudine per la gratuità della grazia. Provare positiva gratitudine per il dono, per la gratuità del dono, per la gratuità dello charme, quindi per questo dicevo della grazia stessa, connaturata all'accadere, costitutiva dell'accadere, sempre insita, sempre implicita. Dicevamo, mi avvio alla conclusione, Jankovic salva il suo esistenzialismo dal nichilismo perché di fatto la sua è comunque una ontologia. Con Enrica Lisciani-Petrini, che lo scrive in un suo saggio, potremmo definire questa sua visione delle cose umane una me-ontologia, qualcosa che è a metà strada tra il puro nichilismo che nega la metafisica e una pura ontologia forte. Me-ontologia, non ontologia, non perché studi il non essere, che in quanto tale, ovviamente, costitutivamente non esiste, ma perché studia ciò che resta fuori dall'ontologia forte. E ciò che resta fuori, questo qualcosa che resta fuori dall'ontologia, dalle ontologie forti, è proprio la grazia, lo charme della realtà. Qualcosa di illocalizzabile, imprendibile, come già scriveva Plotino, sempre filtrante tra le smaiature del reale, inafferrabile, che si può cogliere con una intuizione, con una illuminazione, ecco perché facevo riferimento anche al modo di pensare orientale. Nonostante sia una mia lettura pura, perché non è presente in Jankovic un riferimento alla filosofia orientale, al pensiero orientale. Meontologia perché si interroga sulla effettività del reale, come dicevamo, sulla gratuità dell'esserci, senza rimandi alla trascendenza e alla metafisica, anzi quasi contro ogni assolutizzazione sovrasensibile o spiritualistica. Non abbiamo nella visione delle cose di Jankovic nessun fondamento, nessuna sostanza, nessuna ipostatizzazione, nessuna ulteriorità, come ho detto, nessuna trascendenza, nessuna metafisica. Il mistero, l'enigma di cui parlavamo è forse il fatto che non c'è nessun mistero, paradossalmente. C'è soltanto qualcosa di sempre efflorescente, irradiante, sorgivo, ulteriore, che emerge dal farsi dell'evento, dall'accadere, che è ovviamente il concetto di grazia di cui stiamo parlando. Abbiamo quindi detto che il fascino dell'accadere, la grazia dell'evento, è infondatezza, in quanto mancante di fondatezza, di significatività metafisica. Abbiamo detto che è gratuità ontologica, in quanto scevro da legami con principi metafisici. Abbiamo detto che per questo motivo, per la sua infondatezza e per la sua gratuità, è un dono. E allora tutto questo non può che darci una lettura positiva. Perché questo dono può essere allora letto e interpretato come natura benigna, come casualità favorevole, come contingenza benevola e fruttuosa, e quindi come positività. Ecco perché una visione esistenzialistica negativa nel senso di nichilistica sfocia nella positività più totale, che non è ottimismo, ma è constatazione del dono, della positività
dell'esistenza umana. Addirittura direi una gratuità, un dono di questo accadere per l'umano, per l'essere umano, per il soggetto, per l'individuo, per il singolo, che è presente in tre sensi almeno. Presente come essere presenti nel mondo, il principium individuazionis, la singolarità umana che è presente, l'esserci, potremmo dire. Presente come pura declinazione temporale, verbale, il presente, il qui e ora, l'ich et nunc, il niciano eterno ritorno dell'uguale, in una certa lettura, ma anche, e qui riprendiamo ciò che abbiamo raccontato finora, il presente come un presente, come un dono, il dono della positività, che è il dono dell'essere al posto del nulla, che è pura contingenza, perché l'accadere, il farsi dell'evento è questo, è il puro e contingente accadere dell'essere al posto dell'accadere del nulla, che emerge ovviamente in tutta la sua positività. Vado a concludere riprendendo la domanda sulla musica. Abbiamo detto come metaforicamente la musica può dire qualcosa sulla vita, come il fenomeno musicale può essere rappresentazione simbolica dell'esistenza. In Jean Clavitch ciò avviene perché la musica stessa è una metafora per spiegare la vita. L'oscillazione tra vita e morte, ad esempio, è come l'alternanza tra suono e silenzio. Perciò dicevo musica filosofica, perché dice qualcosa sull'esistenza, sul nostro essere umani. Dal nulla sorge la vita e al nulla ritorna, come dal silenzio sorge la musica e al silenzio sempre ritorna. Questo è il concetto, per me, straordinario, che spiega e sintetizza tutto ciò che ho provato a raccontare finora, di insularità. E devo per forza leggere, ce l'ho in francese ma lo dico direttamente in italiano, un passo da La vie et la mort dans la musique de Debussy, La vita e la morte nella musica di Debussy, un testo di Jean Clavitch del 68, mai tradotto in italiano, che è semplicemente spettacolare, perché Jean Clavitch nell'analizzare la musica di Debussy, e quindi sembra qualcosa di molto preciso, limitato, arriva a discutere dei massimi sistemi della vita e del mondo. Scrive, traduco appunto a voce dal francese, tra il silenzio prenatale e il silenzio mortale, tra l'alfa e l'omega, la musica emerge come un'isola sonora circondata da tutti i lati da una oceanografia del non essere. Il non essere antecedente e il non essere terminale, finale, circondano questa insularità dell'essere, mettendo in una luce accecante, abbagliante, la positività del mondo e della vita. Questa positività è un mistero di presenza totale. La presenza totale è l'immanenza, la realtà anche nelle sue sfumature di quotidianità, la totalizzante immanenza di cui l'essere umano è circondato, l'onnicomprensività reale del tutto, all'interno del quale c'è questo enigma ineffabile di cui parlavamo all'inizio, il mistero, un non so che, direbbe Jean Clavitch, il mystère de présence totale, il mistero della presenza totale, che è il mistero della grazia, il fascino dell'accadere, la bellezza dell'assistere al farsi dell'evento. La musica emerge quindi come un'isola sonora in questo oceano di non essere, preceduta e seguita sempre dal silenzio, perché si sviluppa nel tempo, tra l'altro. Così è la vita, un pezzo di essere, proprio come un pezzo di musica, preceduta dal non essere, prenatale e mortale, finale. Quello antecedente e quello successivo, antecedente alla nascita e successivo alla morte.
E proprio perché la musica è solo questo, scusa, la vita, proprio perché la vita è solo questo pezzo, solo questa isola, merita allora di vedersi attribuita la dignità più inviolabile, l'importanza più sacra, laicamente, un'importanza sacra, inviolabile, una dignità inscalfibile. Proprio perché la vita è un segmento provvisorio di essere, circondato in ogni punto dal nulla, emerge allora in tutta la sua potente, forte positività. La positività, abbiamo detto, dell'essere anziché il nulla. Il mistero del fatto che dal nulla proveniamo e nel nulla finiremo. Il mistero del prima della mia nascita io non c'ero e del dopo la mia morte io non ci sarò più. Il mistero della vita, dell'esistenza, il mistero dell'esserci, delle domande perché sono venuto al mondo, perché devo scomparire dal mondo. Tra questi due abissi, insularmente, appare la vita nella quale, attraverso il tempo, facciamo esperienza del mondo. Ecco perché ai nostri occhi tutto questo deve essere prezioso, irrinunciabile, inviolabile e quindi positivo. Il mistero della musica ci ricorda quindi l'enigma della vita, come dono, come gratuità, come inattesa positività. Questa è la bellezza della grazia. Lo char de la chance. La caris del kairos. E quindi la grazia dell'evento. E quindi il fascino dell'accadere. L'incanto di quando il farsi dell'evento e la sua implicita grazia coincidono. Di quando, come ho detto, kairos e caris, vivere l'attimo nella sua bellezza, divengono cogliere la chance nel suo fascinoso charme, di quando lo stesso accadere prorompe di questo fascino misterioso. Il tempo diviene dono e l'occasione si trasforma in bellezza. Grazie.